l'assessore Leiere era sul posto dell'incidente, purtroppo insomma c'è una vittima, tra l'altro di Fano. Sì, ovviamente vedendo la vostra diretta mi sono subito recato per capire anche, cercare di capire le dinamiche dell'incidente. Ovviamente rispetto a questo incidente nulla si può dire e le forze dell'ordine stabiliranno in maniera precisa, diciamo, le dinamiche dell'incidente e anche il coinvolgimento delle autovetture che appunto sono state coinvolte in questo sinistro. Mi viene da pensare che probabilmente una delle componenti principali di questo incidente fosse la velocità, visto e considerato che in questa arteria stradale il limite è posto ai 50 km/h. Per quanto riguarda la viabilità, prenderete dei provvedimenti, ad esempio anche con una segnaletica luminosa? Sì, l'ufficio viabilità aveva già previsto lungo quest'asse viaria, che nonostante le prescrizioni è un'asse viaria molto larga e rettilinea, aveva già previsto l'inserimento di due rotatorie più grandi, e molto grandi, una proprio qui e una un po' più a monte, per agevolare l'ingresso e l'uscita, prima di tutto, delle persone che usufruiscono dei servizi, delle aree industriali e del commerciale, ma anche soprattutto per rallentare la velocità che in questa arteria in alcuni casi è pericolosa. Sicuramente questa è una risposta a medio e lungo termine. Nel breve periodo l'illuminazione che comunque è presente può essere potenziata, ci adopereremo per potenziare l'illuminazione esistente e per comunque segnalare in maniera più evidente una serie di rotatorie piccole che ci sono in questa area della città. È chiaro che lo faremo anche, l'avevamo pensato di fare anche in funzione anche del nuovo piano dell'asfaltatura che abbiamo votato in giunta lunedì scorso, che prevede appunto almeno per una parte di via Einaudi il rifacimento del manto stradale.